tema politico che riguarda appunto la rappresentanza all'interno dell'intero assetto di governo, che debba tener conto, diciamo, di quelli che sono i voti, le presenze, le cose. E purtroppo, ammetto, purtroppo, e lo stiamo facendo attraverso una brutta figura in consiglio, assumendomi io l'onere di, diciamo, di chiedere il rinvio a nome di tutto il gruppo, purtroppo questa figura di merda. Sì, no, si può dire tranquillamente. 5 Stelle si può dire. Si può dire tutto. Questa figura di merda che stiamo facendo, diciamo, non ci aiuta. Ecco, purtroppo c'è questa situazione che, alla luce anche della dichiarazione che ha fatto il sindaco, diciamo, dovrà terminare. Speriamo, diciamo, noi ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti, però voglio dire, l'elezione del Presidente del Consiglio metterà ordine agli assetti che riguardano il Consiglio, ma dire, la Giunta e il sindaco che sta lavorando, lavoreremo molto meglio nel momento in cui avremo anche questo assetto, che non riguarda né spartonzo di poltrone né tantomeno, voglio dire, situazioni. Questo è quello che pensa la gente, e la gente dall'esterno purtroppo vede, sente. C'è un incarico del ministro che piglia non so quando. Ti assicuro che ce ne vergogniamo. Ci sono poi altre questioni che attengono alla, come dire, gestione dei rapporti tra i partiti. Quando tu hai 9 partiti hai tanti problemi. Ma questa cosa non si poteva pensare prima, no? Ti assicuro che poi non è il mio tentativo di giustificare niente, perché non si può giustificare niente. Il punto è che oggi, di fronte al sindaco, gli ha detto anche che probabilmente c'è stata, di fronte a questa situazione difficile con cui questa amministrazione è partita, c'è stata una partenza falsa della quale dobbiamo superare questo problema, e siamo di fronte a questa fase qua nella quale speriamo di uscircene più forti, e soprattutto con la consapevolezza di lasciare il segno positivo, perché io sono convinto che questo sindaco e questo consiglio ha tutti gli elementi e i numeri per poterlo fare. Matera 5 Stelle, Matera 5 vogliamo Stelle. Una dichiarazione su quello che è successo oggi. Cioè, non me la fai dire, perché un dissidente interno alla maggioranza. Quindi. Un dissidente interno, ho capito, ma non posso esprimere allora, in questo momento. Lei concorda con me almeno sul fatto che insomma è una situazione vergognosa questa, no? Diciamo che sta creando problemi anche a quelli che in questo ci credevano, in questo gruppo ci credevano.